Artista ligure, si forma presso l'Accademia di Belle Arti di Torino per poi partecipare a numerose mostre collettive ed esposizioni personali. Nel linguaggio di Giovanni Massolo è possibile trovare un forte rimando all'arte espressionista, dove emergono il lato emotivo della visione della realtà e un forte uso del colore dinamico e materico. Ciò è particolarmente visibile nel ciclo degli alberi dell'artista. Essi sono i soggetti privilegiati delle sue tele, estremamente materici e vivi, attraverso l'uso del colore. Ciò che più colpisce è che questi alberi sembrano il pretesto per rappresentare in realtà degli stati d'animo. Essi sono pieni di energia e movimento, ma è soprattutto nel colore che il sentimento e l'espressione di queste emozioni emergono. I toni sono freddi, dalle tinte azzurre e verdi, ma fortemente materiche, colme di vita e sembrano così rispecchiare l'anima dell'artista. Lo spettatore viene immerso in una visione dell'opera in grado di toccare le corde più profonde della sua anima. Questi alberi hanno spesso degli ingranaggi, essi sembrano evocare il mondo umano, quello della ragione, legando così l'irrazionalità dei sentimenti alla realtà della vita. In queste opere natura e uomo si fondono, portando la riflessione su un piano superiore, ovvero ciò che oggi unisce l'uomo alla terra e il suo operato in essa. L'artista sperimenta svariate tecniche, fra cui la ceramica, restando fedele al suo linguaggio intimamente espressionista, dove la realtà si confonde tra le gettate di colore, le emozioni e il sottile disegno dell'uomo. Il linguaggio di Giovanni Massolo è un'unione di forti contrasti, in grado di riflettere l'espressione della società odierna, come l'uomo e la natura, il colore materico e il raffinato disegno, la ragione meccanica e l'intimo sentimento.